è diventare prete cattolico. Io specifico diventare prete cristiano cattolico, del cristianesimo cattolico, perché sono soltanto i preti cattolici che non si possono sposare, capito? Gli altri preti si possono sposare e si sposano i preti protestanti, i preti greco-ortodossi. Ma i preti di tutte le religioni si possono sposare, invece il prete cattolico non si può sposare. Quindi io il video è intitolato Diventare prete cattolico, proprio perché i preti cattolici non si possono sposare. Il fatto è che l'amico Gianni Rossi, il quale mi aveva già sollecitato a scrivere una storia della filosofia, e così è stato fatto perché la mia storia della filosofia è appena stata pubblicata dalla casa editrice Leonardo di Genova, sta già online. Vabbè. Adesso mi dice come si deve fare per diventare prete cattolico ad una certa età, che sono 20, 25, 30, 35 anni, perché uno può entrare in seminario a qualsiasi età, basta che gli venga. Basta che senta la vocazione, può entrare, mica si deve entrare in seminario per forza a 11 anni, ci poi 20, 30, 40, 50 anni. E di questi tempi poi con la disoccupazione galoppante, entrare in seminario è una fortuna, perché se tu entri in seminario hai colazione, pranzo e cena gratuiti, c'hai l'alloggio e fai anche gli studi, si fanno anche gli studi di teologia. E la teologia è la scienza superiore a tutte le altre scienze, perché teologia vuol dire studiare Dio, e poiché tutte le altre cose dipendono da Dio, studiare Dio vuol dire fare gli studi più elevati che ci siano. Ah, si tenga presente poi che c'è anche una carenza di vocazioni in Occidente. Oggi come oggi i seminari dell'Occidente avanzato sono vuoti e invece sono pieni i seminari dell'Africa, perché tanti, cioè in Africa i neri entrano in seminario per farsi prete, per avere gli studi gratuiti e via di seguito. Poi una volta diventati preti vengono qua da noi e mettono a repentaglio l'integrità della razza ariana indoeuropea, quindi questo è un motivo in più per entrare in seminario, i giovani ariani, i giovani indoeuropei che entrino in seminario in modo che si abbia ancora un adeguato numero di preti cattolici ariani o indoeuropei che fronteggino l'avanzata dei preti cattolici neri. E come si fa a entrare? Si dice che c'è la chiamata, c'è la vocazio. Si tenga presente che io, nel lontano passato, ho fatto un video specifico intitolato Dottrina cristiana, non ricordo bene se dottrina cristiana o dottrina cattolica, cercherò di mettervi il video, dove vi spiego quali sono le domande fondamentali alle quali rispondere. Capito? Chi è Dio? Dove si trova Dio? Perché siamo stati creati, e c'è proprio lì, c'è questo mio video, ripeto, dottrina cristiana, dottrina cattolica, non ricordo bene. Poi c'è un altro mio video intitolato Fatti prete, sarai felice. Quindi, caro Gianni Rossi, tu puoi entrare in seminario dicendo che è arrivata la vocazio, e senti che ti ha chiamato il Signore. Poi non si può mica fare una radiografia per vedere se quello che tu dici è vero o è falso, capito? E poi c'è una grande carenza di vocazioni, in seminario ti prendono subito, ti prendono. Anzi, se tu ci entri alla tua età, ti prendono ancora più facilmente, perché dicono che la vocazio è autentica e sincera. Ecco, caro amico, è così. Sei prete cattolico, non ti sposi, c'hai la fortuna di non sposarti, e poi c'hai le parrocchiane che ti danno una mano, capito Gianni Rossi? Hai le parrocchiane che ti danno una mano, perché le parrocchiane sono contente di dare una mano
al ministro di Dio, capito? Va bene, caro amico, quello che non ho detto qua lo trovi nei video che metto nel riassunto di questo video qua. A te e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.